Ora, se avete delle domande, possiamo prenderci 20 minuti e non di più. Scusate. Di domande e poi dopo avremo una mezz'oretta per mangiare il nostro panino, sia chi l'ha portato, e poi dopo dovremo salutarci. Quindi ora avete una ventina di minuti per fare le vostre domande, se ne avete. Rispetto agli alimenti che lei a cui ha consigliato, che ci sono alcuni inquinati, come fare a capire al supermercato come distinguere come fare al supermercato che sono gli alimenti, soia, la soja per esempio, voilà. Le graine di chia, come si fa, le noix. Comment faire pour savoir ce qui est pollué? Quels sont les meilleurs? C'est une très bonne question. Est una ottima domanda. La pollution. L'inquinamento. Elle est généralisée dans le monde. È in modo generale nel mondo. Mais les produits animaux. Però i prodotti animali. Comment vous expliquer? Ora, cette question, elle est tellement importante. Questa domanda è talmente importante. C'est à cause de cette question que j'ai fait les conférences. Ed è per questa domanda che io ho iniziato a fare delle conferenze. Je vais vous donner l'exemple de ce qui se passe dans un lac. Vi faccio l'esempio di ciò che succede in un lago. Aux États-Unis, on a dosé. Negli Stati Uniti sono stati analizzati les pesticides de l'eau d'un lac. I pesticidi dell'acqua di un lago. Il y avait pour le dosage des pesticides, on dose par partie par million, ça s'appelle ppm. Per il dosaggio dei pesticidi si va a dosare con una unità di misura che si chiama ppm, parte per milione. Dans l'eau, il y avait 0,02 ppm. Nell'acqua c'era 0,02 ppm. Deux centièmes. Quindi due centesimi. Presque rien du tout. Quasi niente. On peut boire de l'eau sans problème. Si poteva bere quest'acqua senza problemi. Mais dans les algues. Ma nelle alghe che c'erano nel lago. Au fond du lac. In fondo al lago. Il y avait 500. C'erano 500 ppm. Nell'acqua 0,02 ppm, nelle alghe 500 ppm. Ça fait 10.000 fois plus, hein? Quindi 10.000 volte in fois più. 2 fois 100. Parce que le pesticide quand il rentre dans la dans le végétal. Perché il pesticida quando entra nel vegetale rimane lì. Mais quand on a dosé les poissons. Quando si è andato ad analizzare il pesce invece, che era il là. Il y a deux sortes de poissons. Ci sono due tipi di pesci. Les petits poissons qui mangent les algues. I pesci piccoli che mangiano le alghe. Eux, ils mangent les algues. Loro mangiano le alghe. 500. 500 più 500 più 500 più 500. Et quand on trouve le poisson, il est à 10.000. E quando si è analizzato il pesce piccolo, aveva 10.000 ppm. Et puis il y a les poissons plus gros. Poi ci sono i pesci più grossi. Qui mangent les petits poissons. Che mangiano i pesci piccoli. Les poissons carnivores. I pesci carnivori. Comme le thon. Come il tonno. Le celui qu'on fait en Norvège là, tu sais le saumon. Come il salmone. Le requin. Tous les carnivores. Lo squalo. Là. Tutti i carnivori. Alors là, ça monte jusqu'à 100.000. Siamo andati fino a 100.000. E chi mangia questi pesci? E chi è che mangia questi pesci? Donc,
la pollution. Quindi l'inquinamento. Si c'est une agriculture biologique. Se è un'agricoltura biologica. Ça va jusqu'à 20, 40, 50 ppm. Andrà fino a 20, 40, massimo 50 ppm. Les végétaux biologiques. I vegetali biologici. Et tu peux laver la salade. E puoi lavare l'insalata. Les végétaux qui concentrent le plus. I vegetali che concentrano di più. C'est la patate douce. Sono la patata dolce. Les carottes. Le carote. Les betteraves, les barbabietole, les pommes de terre, ils sont dans la terre. Le patate, tutto ciò che è nella terra. Maximum 100 ppm. Massimo 100 ppm. Mais les produits animaux, ma i prodotti animali, ça commence à 10.000. Iniziano a 10.000. In su. C'est pas la même catégorie. Non è la stessa cosa, la stessa categoria. Et le végétarien, il vegetariano, il mange des anticancéreux, mangia degli anticancerigeni, les amandes, le lin, tous les fruits sont des anticancéreux, il lino, tutta la frutta è antitumorigena, donc il est protégé, quindi è protetto. Mais le mangeur de viande, ma il mangiatore di carne, il carnivoro, lui non ha nessuna protezione. D'accord. Un'altra domanda. Io, come tutti i ragazzi adolescenti, come posso far capire? Intanto do io l'esempio, ok? Donc, però un esempio a des adolescents. Do io l'esempio, però c'è un video, qualcosa da far vedere oltre. Est-ce qu'il y a une vidéo pour faire voir aux adolescents pour qu'ils puissent comprendre? Parce qu'elle va à la maison avec ses conférences, mais les adolescents, comment ils vont continuer à manger? Je crois qu'elle est enseignante le lundi. Alors, j'arrive des fois à faire des conférences dans les écoles. A volte faccio anche conferenze nelle scuole. Cette conférence devrait être faite à l'école primaire normalement. Questa conferenza dovrebbe essere fatta nella scuola elementare. J'étais dans l'avion avec un jeune docteur qui a fini ses études, 6 ans de médecine. Ero nell'aereo con un giovane medico che finito gli studi, ha fatto 6 anni di medicina. Je lui demande, est-ce que tu vas faire médecine générale ou spécialité? E gli ho chiesto, farai medicina generale o ti farai una specializzazione? Elle m'a dit, j'ai fini médecine à l'université de Bordeaux en France. Je veux être médecin général. Mi ha detto, ho finito gli studi a Bordeaux in Francia, voglio essere medico di medicina generale. Et elle veut aller travailler comme elle est antillaise dans la Martinique aussi aux Antilles. E voglio andare a lavorare nelle Caraibi perché sono della Martinique anch'io. Je lui ai dit, c'est bien, tu vas conseiller les familles. Le ho detto, bene, darai consigli alle famiglie. Médecin de famille. Medico di famiglia. Nous avons aux Antilles des cyclones. Abbiamo nelle Antiglie, nei Caraibi, dei cicloni. Le cyclone arrive, il détruit l'île, on n'a plus d'électricité pendant 15 jours. Quando arriva un ciclone, distrugge l'isola e non abbiamo elettricità per 15 giorni. Plus de frigo. Nessun frigo funziona. Où est-ce qu'on va trouver de la viande? Dove troveremo la carne? La maman dit, docteur, j'ai plus de viande pour les enfants. La mamma dice, non ho più, dottore, non ho più carne per i bambini, come faccio? Je lui dis, où tu vas trouver de la viande s'il n'y a plus de cadavres? E gli dico, dove trovi la carne se non ci sono più cadaveri? Lei ci ha pensato? M'ha dit, je sais pas. E mi ha detto, non lo so. 6 ans de médecine. 6 anni di medicina. Elle ne sait pas ce qu'on aurait dû savoir à l'école primaire. Non sa ciò che avremmo dovuto sapere nelle scuole elementari. Je vais faire le tour d'Italie. Hein? Ora farò il giro d'Italia. Le tour d'Europe. Il giro d'Europa. Le tour du monde. Il giro del mondo. On mange McDo. Si mangia il McDonald's. Le petit docteur. Il piccolo medico non sa come fare. On fabrique des malades. Si producono degli ammalati. Si on fabrique pas de malades,
comment on va gagner de l'argent? Se non si producono, come si fa a guadagnare soldi? Donc il faut. Toutes mes conférences sont sur YouTube. Tutte le mie conferenze sono su YouTube. En français. In francese però. Faut demander à la traduction. Non mais il y a rien de nouveau, hein. Il y a rien de nouveau. Non c'è niente di nuovo. Et ici nous avons organisé en Italie une école de cuisine. E qua in Italia abbiamo organizzato una scuola di cucina. Je ne fais jamais deux conférences. Non faccio mai due conferenze. Je fais une conférence. Ne faccio una. Avec une feuille blanche à la sortie. Con un foglio bianco all'uscita. Qui veut un cours de cuisine? Chi è che vuole un corso di cucina? La théorie, ça sert à rien. La teoria non serve a niente. Ce qui sert, c'est ce qu'il y a dans ton assiette. Ciò che serve è ciò che hai nel piatto. Si tu changes pas ton assiette, se non cambi il piatto, non serve a niente. Vous avez là des gens qui peuvent vous donner des cours de cuisine. Avete qua gente che può darvi dei corsi di cucina. Grazie. Et peut-être, non, c'est le cours de cuisine. Bon, il y a rien de gratuit. Personne ne travaille pour rien. Nessuno lavora per niente. Non. Mais on fait un prix qui. Ma, sì. C'est 5 séances de 2 heures ou 3 heures. Ci saranno 5 sedute di 3 ore e poi si se ne parlerà. Pour que la maman soit capable de donner à manger quelque chose de bon. Affinché la mamma possa dar da mangiare ai propri figli ma cose buone per la, la famiglia e aux invités. Alla famiglia e agli anche agli ospiti. E chaque séance ça va coûter peut-être 20 euros e l'ensemble de tout le cours c'est 100 euros. Mm. C'est comme ça mon cours. Il mio corso non costa molto. Sì, quindi sì, è una cosa molto abbordabile. Pour payer per les tutti. Ingrédients et la cuisinière qui travaille. Sì. Questa è una buona pratica che si può fare. Donc, si ça vaut la peine de faire l'effort d'étudier. Quindi ne vale la pena studiare, fare un sforzo per studiare. Le virus nous a montré l'importance de la santé. Perché il virus ci ha fatto capire l'importanza della salute. Ceux qui n'ont pas traité correctement le corps, le virus a gagné. Chi non ha curato in modo appropriato il proprio corpo è stato vinto dalla malattia. Mais ceux qui mangent correctement, c'est eux qui mangent le virus. Ma chi mangia in modo, nel modo giusto è lui che mangia il virus. On a tout pour manger le virus. Abbiamo tutto per mangiare il virus. Le virus c'est pas plus grave que la grippe. Hein? Perché non è più pericoloso di un'influenza. Più grave. D'autres questions? Altre domande? Se poteva dire qualcosa della mancanza del B12. La B12. La B12. Alors. Chaque personne, la B12, la vitamine B12, on la trouve essentiellement dans les produits animaux. La vitamina B12 si trova essenzialmente nei prodotti animali. Et chaque personne a tellement mangé de viande et de produits animaux qu'il a une réserve de 5 ans. E ogni persona ha mangiato talmente tanto prodotto animale in vita sua che ha una riserva di almeno 5 anni. D'accord? Ok. Sans problème. Senza problemi. Maintenant, la vitamine B12, le corps le produit à deux endroits. Ora, il corpo produce la vitamina B12 in due posti. Les microbes de la bouche. I microbi della bocca. Il faut manger le petit déjeuner et se brosser les dents après. Dovete fare colazione e lavarvi i denti dopo la colazione. Pour que la vitamine B12 descende d'abord et puis on lave les dents après. Per far scendere la vitamina B12. Si vous vous lavez les dents, il faut brosser les dents et boire. Et après tu mets le dentifrice. Sinon, vous potete lavarvi i denti e bere acqua e dopo mettere il dentifricio. Et la deuxième partie où le corps produit de la vitamine B12, c'est dans le côlon. Et la seconda parte dove il corpo produce vitamina B12 è nel colon. À une condition.
a una sola condizione. C'est que dans le colon nous ayons des microbes de fermentation. È che nel colon ci siano dei microbi di fermentazione. Le colon c'est comme un jardin. Il colon è come un orto. Si tu manges des cadavres, se mangi cadaveri, tu as des microbes de putréfaction, de pourriture. Hai dei microbi di putrefazione. Si tu manges du végétal, se mangi del vegetale, tu as des microbes de fermentation. Hai dei microbi di fermentazione. La pelouse, qui tu coupes de la pelouse, ça chauffe, ça fermente. L'erba, come si chiama? L'erba. Sì, l'erba tagliata del giardino, quando la tagli. Quando, e tu fai un tas de terre, quando, un tas d'erba. Quando fai un ammasso di erbe, di erba. Ça fermente, ça chauffe. Fermenta dentro, c'è, sì. Mais le cadavre, il fermente pas, il pourrit. Ma il cadavere non fermenta, marcisce. C'est pas les mêmes microbes. Non sono gli stessi microbi. On mange de la viande, on a des pourritures dans le colon. Si mangia carne, ci sono delle putrefazioni nel colon. Ça donne l'inflammation. Porta infiammazione. La constipation. Stitichezza. Le cancer du colon. Tumore al colon. Les hémorroïdes. Emorroidi, l'appendicite, appendicite, le diabete e tutte le infiammazioni. E tutte le infiammazioni. Tu manges végétal, mangi vegetale, fermentation, fermentazione, guérison du colon, guarigione del colon, guérison du cancer, guérison del cardiovascolare e diabete. Malattie cardiovascolari e diabete. E du cerveau. E anche del cervello. D'accord. Ok. Et production de vitamines. E produzione di vitamine. Pour le corps. Per il corpo. D'accord. C'est Dieu qui nous a créé pour ça. È Dio che ci ha creato per questo. Il y a rien de nouveau. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è. Ah, è su questo, su. C'est la fermentazione nella, perché si gonfia. Sì, 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 sì. Ça, pendant les premiers mois. Vous allez avoir des gaz. C'est des gaz. I primi mesi avrete dei gas. Et puis après, ça va aller. E poi dopo passeranno. Pour diminuer les gaz. Per ridurre i gas. Il faut mettre les lentilles, les haricots, bouillir et dans l'eau pendant la nuit. Avant. Dovete lasciare in ammollo le lenticchie e i legumi. Dovete lasciarli in ammollo tutta la notte prima di farli. Per i vegetali tipo insalate. La salata. Sì, sì, sì. Che fermenta. Sì, ça après ça va. Dopo qualche mese passa, no. Passa questa sensazione. C'è no. La Stefania. Sì. Allora, io volevo prima di fare una domanda, sì. dare anche un incoraggiamento, nel senso che allora, prima della domanda volevo dare un incoraggiamento con un'esperienza personale, perché è quasi un mese e mezzo che insieme a un gruppo abbiamo sperimentato l'alimentazione vegetale crudista e inizialmente anche questo passo addirittura di passare al crudo mi sembrava una cosa un po' complicata, invece in effetti ho scoperto anche dei modi di combinare i cibi, di alimentarsi molto interessante e che si sente benefici proprio nel fisico, quindi nella salute. E uno di questi è anche mangiare i legumi facendoli germogliare, quindi mangiarli al crudo, in modo tale che anche tutta una serie di problematiche legate anche a chi dà fastidio, fermentazione, eccetera, questa cosa si risolve. Allo stesso tempo c'è anche il beneficio della vita che c'è nel seme. E volevo chiedere, rispetto al discorso delle fermentazioni benefiche, non ho sentito parlare, ma possono essere utili ad esempio usare il tempeh, che è la soia fermentata, le prugne, il cosiddetto umeboshi, che è dato dalla fermentazione delle prugne, insomma tutti questi prodotti
che comunque dovrebbero anche dare già degli enzimi di fermentazione che è utile per il nostro sistema digerente. Questa è la domanda. Donc, pour résumer, il faut étudier. Étudier. Il faut étudier pour comprendre la nouvelle alimentation. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne comprends pas le sens par rapport à ce qu'elle a dit. Ce qu'elle dit, c'est que les gens, ils doivent comprendre certaines choses. Mm. Les aliments germés, les aliments fermentés. Tout ça, ça s'apprend. Ah non, c'est pas ça qu'elle demandait. Non, elle demande quoi? Je pensais que c'était une remarque qu'elle faisait plus qu'une demande. Non, elle dit qu'elle vit une expérience. Adesso oui. Spiego. Oui, perché mi diceva che capiva, ma forse devo spiegare. Elle a vécu une expérience. Lui, elle est en train de vivre une expérience. Elle mange de cette façon-là là maintenant. Oui. Elle ça peut aider un peu, oui. Si, questi alimenti possono aiutare di quel tempeh e l'altro che hai dato, le mosche che non conosci. Le mosche che sono le prugne fermentate. Oui, e le graine germées aussi. E i semi germogliati soprattutto. Ça aide un peu. Aiutano un pochino. D'accord. Il y a des personnes qui ont l'intestin fragile. C'è gente che ha l'intestino fragile. À ce moment-là, elles ont besoin de commencer doucement. Et hanno bisogno quindi di iniziare piano piano. Sinon, elles vont pas supporter, par exemple, les choux. Perché se no non potranno tollerare il cavolo, d'accord, ad esempio. Mais tout ça, ça vaut la peine de faire un cours, de venir voir l'équipe qui vont vous enseigner comment faire. Ma s'inscrire, venir. E poi vous allez faire l'expérience en même temps. Sì. Per questo è importante studiarsi le cose e andare dalla squadra, che sono Marco, Claudia e anche altri fratelli, sì, e di fare insieme questo percorso di corso pratico. Ça s'apprend. Si impara tutto. Mm-hmm. Oronzina, sì. Volevo chiedere, per favore, le persone che soffrono del colon irritabile, la colite, diciamo, la fascia colite, il colon irritabile. Quando si va dal medico, dicono che devo mangiare solamente le verdure, bisogna solo la stella di pollo, con la pastina in bianco. Mangi le patte con il poulet blanc. La Lucia soffre di questo. Exactement. Voilà. Elle voit, tu parles de que c'est le contraire. Exactement, oui. Esatto, è l'opposto. Quand on a détruit son colon. Quando abbiamo distrutto il nostro colon. Le colon devient irritable. Diventa irritabile. On peut pas passer de l'un à l'autre trop brusquement. Non si può passare da un estremo all'altro in modo brusco. On doit d'abord arrêter les produits animaux. Prima dobbiamo togliere i prodotti animali. Parce que la digestion des produits animaux. Perché la digestione dei prodotti animali è très difficile. È molto difficile. Et les dégradations des produits animaux. E la degradazione dei prodotti animali sont très irritables pour l'intestin. Causa irritabilità al nostro intestino. Et détruisent l'intestin. E quindi distrugge l'intestino. Donc déjà quand on arrête les produits animaux. Quindi quando togliamo i prodotti animali. On va pas prendre les protéines qui viennent des haricots qui donnent les gaz ou les lentilles. On va prendre les protéines des noix avec les graines de lin qui guérissent l'intestin. Non prenderemo i legumi, le proteine dei legumi che vanno a dare della fermentazione, quindi dei gas, però prenderemo delle proteine che sono contenute nei semi oleaginosi, i semi di lino che vanno a guarire l'intestino. Donc c'est d'autres choix. Quindi questa è un'altra scelta, sono altre scelte. E après quelques mois,
E dopo un po' di mesi on peut introduire d'autres choses. Si può introdurre piano piano qualche legume perché l'intestino è guarito. Les noix, ça donne pas de gaz et ça guérit l'intestin. Le noci non danno gas e guariscono l'intestino. Et c'est des protéines. E sono delle proteine. Donc c'est... Sì, Anna Maria. Volevo dire, mia sorella, sono 4-5 anni, questa mia sorella che ha parlato, che mangia la carne, ma lei è stata sempre vegetariana, ma questo problema l'aveva anche quando mangiava vegetariano. Elle avait ce problème même quand elle était végétarienne, mais végétarienne en italien, ça veut dire tu manges les produits laitiers. Elle dit qu'elle avait ce problème même quand elle était Alors, il faut faire attention à la consommation, peut-être, des produits laitiers. Quindi bisogna stare attenti al consumo dei latticini. Donc ça, il faut voir. Quindi bisogna andare a vedere. C'est une personne qui devrait pouvoir venir bénéficier du cours de cuisine. Questa è una persona che potrebbe venire a fare il corso di cucina. Avec un traitement spécifique pour elle. Elle a 90 ans. E quindi a 90 ans. Di casa. Regarde. Elle sort plus de la maison. Elle n'est pas là, c'est une autre de ces. Ah, je croyais que c'était la dame. Ah non, pensava che fosse Ronzina di cui parlare. È un'altra sorella. 90 ans. Ma mia sorella, questa che ha parlato ha sempre mangiato uova e mozzarella quando era vegetariana. Adesso poi ha sostituito la carne del pollo, non serve bene. Mais elle a voilà. Mais attention. Les personnes qui ont 90 ans aujourd'hui, la gente che oggi ha 90 anni, quand ils étaient jeunes, quando era giovane, c'était des sportifs, erano sportivi, ils n'avaient pas de voiture, perché non avevano macchine, ils n'avaient pas de supermarché, non avevano il supermercato sempre a disposizione, ils mangeaient la viande une fois par semaine, mangiavano carne una volta a settimana, maintenant on mange trois fois par jour, ma oggi ne mangiamo tre volte al giorno. Et toutes les grand-mères qui vivent à 90 ans, elles ont vécu comme ça. E tutte le nonne che oggi hanno 90 anni hanno vissuto così. Mais les filles qui ont aujourd'hui 18 ans qui viennent me consulter, elles ont déjà 100 kilos. Ma le giovani ragazze che oggi hanno a 18 anni vengono da me hanno già 100 kg. Est-ce qu'elles iront à 90 ans? Non. Arriveranno a 90 anni? No. Parce qu'il y a les supermarchés, il y a McDo, il y a toute la mauvaise. Ci sono i supermercati, c'è McDonald's e tutto ciò che c'è di. Dans l'ancien temps, il y avait des poulaillers. All'epoca c'erano dei pollai. Si tu veux manger tous les jours du poulet. Se vuoi mangiare tutti i giorni il pollo oggi. Après 10 jours, tu as plus de poules. Dopo 10 giorni non hai più. Tu vas attaquer le poulailler du voisin. Non hai più galline nel pollaio, andrai nel pollaio del vicino. Non. Mais maintenant tu peux manger du poulet 3 fois par jour pendant un mois. Ma oggi puoi mangiare del pollo 3 volte al giorno per un mese. Et c'est pour ça que les gens sont malades. Ed è per questo che la gente è malata. Alors si elle a 90 ans, quindi se lei ha 90 anni, faut pas l'embêter. Hein? Non lasciatela in pace. Non, ce qui est important, c'est les jeunes. No, è importante sono i giovani. Dire. Come elle nous a dit. Hein? Come ha detto la sorella. Il y a 2 ans. 2 anni fa. Une jeune fille qui n'a pas fini médecine. Una giovane ragazza che non ha finito medicina. Elle a 28 ans. Ha 28 anni. Cancer du sein. Tumore al seno. Métastase du cerveau. Metastasi nel cervello. 3 mois. 3 mesi. C'est pas normal. Non è normale. Les cancers du sein. I tumori al seno. Il y a 40 ans. 40 anni fa. J'ai opéré un gros cancer du sein comme ça. Io ho fatto un intervento su un tumore al seno così. Chez une mamie qui avait 70 ans. In una signora che aveva 70 anni. Elle avait une métastase ici. Aveva una piccola metastasi qua.
J'ai enlevé le sein et la métastase. Ho tolto il seno e la metastasi. Elle a vécu 10 ans. E ha vissuto altri 10 anni. Le cancer du sein chez les personnes âgées, c'est pas comme les cancers du sein chez les jeunes. I tumori al seno nelle persone che hanno più che sono più grandi non le è. Il cancer è grave chez les jeunes. Perché è più grave nei giovani. Anche un metabolismo più veloce. Esatto. La santé c'est dans vos mains. Si sente poco con la mascherina, chiedo scusa. Ok, allora una cosa, le coltivazioni agrarie adesso usano molto gli tami animali. Vanno bene o non vanno bene? On appelle ça comment les fertilisants animaux qu'on utilise pour les végétaux. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que, les fertilisants, le compost animal. Ah, le compost animal. Oui. Bon. Ça va? Ça va bien. Ça va. C'est pas optimum. Non è la cosa ottimale, però può andare. Mais tu manges les végétaux? Però mangi vegetali? Tu vas pas dépasser 100 ppm. Non andrai sopra i 100 ppm. Okay. Mais dès que tu touches un produit animal? Ma appena tocchi un prodotto animale? Molto in su. Il faut comprendre la concentration, la question. La questione è la concentrazione, questa dobbiamo capire. Tu fermes l'appartement et tu pars en vacances. Chiudi l'appartamento e vai in vacanza. Tu reviens de vacances? Torni dalle vacanze. Tu vois la poussière sur la table. Vedi la polvere sul tavolo. Mais si tu vas sous le lit? Ma se vai sotto il letto? Il y a les moutons. Ci sono i montoni. Grande concentration. Un sacco di polvere, tanta concentrazione. Petite concentration. Poca concentrazione. D'accord? Ok. Donc, si tu manges un poisson. Se mangi un pesce. Un poisson. Uno. La charge. La concentrazione de la produits toxiques. Di prodotti tossici. C'est la même chose que si tu manges 1000 salades polluées. È la stessa cosa che se mangi 1000 insalate inquinate. Alors il y a des gens qui veulent acheter de la salade bio. Quindi c'è gente che vuole comprare assolutamente insalata biologica. Bon, va bene. Mais ils mangent du poisson. Ma mangia anche pesce. Che senso ha? Non! Non ha senso. Quitte le poisson. Lascia il pesce. Et puis mange la salade polluée. E mangia l'insalata inquinata. Et puis tu la laves. La lavi bene. Ça suffit. E basta. Ti basta. Tu comprends? Le fromage, c'est pareil. Il formaggio è uguale per il formaggio. On peut discuter du fromage qui est très pollué avec une salade, ça rien à voir. Un formaggio con un salato si non tu c'è es, paragone per si il tu es totalement végétal et que tu veux faire un jardin bio. Oh, formidable. Ora se sei totalmente vegano e vuoi fare un orto biologico, ottimo. Mais moi je fais une conférence pour tout le monde. Ma io faccio la conferenza per tutti. Qui vont au supermarché? Quelli che vanno al supermercato. Et mi dit docteur, qu'est-ce que je dois acheter? E mi dicono dottore, cosa devo comprare al supermercato? Je vais au supermarché, je prends pas les gros polluants, mais je prends les végétaux. Vado al supermercato, non prendo i grossi inquinanti. Parce que si je dois acheter tout biologique dans les maisons diététiques, il n'y a plus personne qui peut manger. Hein. Perché se devo comprare tutto biologico nei negozi bio, costa non. Tanto, non tutti se lo possono permettere. Les haricots, les lentilles, c'est pas plus cher que la viande. I fagioli, le lenticchie non costano più della carne. Il y a pas, c'est pas cher de manger végétal. Hein. Non costa tanto mangiare. Je fais les courses comme tout le monde. Faccio la spesa come tutti. Parce que tout le monde est obligé de manger comme ça. Perché tutti sono obbligati di mangiare così. Et les produits végétaux ont leur anticancéreux à l'intérieur. E i prodotti vegetali hanno gli antitumorali dentro. Donc ça nous protège. Quindi siamo protetti. Comme si Dieu savait qu'il fallait mettre des anticancéreux
pour les temps difficiles. È come se Dio sapesse che ci sarebbero stati dei tempi difficili e quindi ci ha messo questi antitumorali nei prodotti vegetali. Ultima domanda di Noemi. Cara, una domanda e una scusa, una chiedo scusa. Ho fatto una signora. Allora, questa signora ha 78 anni. Sì. Ha un tumore al seno. E c'è una dottoressa che la sta curando con un'alimentazione così naturale. E lei mi chiedeva se si può mischiare, perché si dice che verdura, frutta e verdura non bisogna mescolare. Siccome si parlava dei succhi verdi, che solo il succo verde è schifoso, allora io gli ho detto che io faccio il succo verde per disintossicarmi, però metto la mela. Lei ha parlato con la dottoressa e la dottoressa ha detto no, assolutamente no, però dice che il sapore di questo succo verde è impossibile, però ha paura di sbagliare e quindi dice, visto che incontri un medico, chiedi se si può mettere la mela oppure anche l'ananas. Il miel, ça? Non, la mela c'è la pomme. La pomme dans un jus versé, aussi les légumes et les fruits doivent être mélangés. Alors ici, quoi? On parle de l'alimentation d'un cancéreux. Stiamo parlando dell'alimentation di una persona che ha un tumore. C'est pas l'alimentation de tout le monde. Non è un'alimentazione comune come quella di tutti. La cellule cancéreuse. La cellula cancerogena. Elle aime 10 fois plus qu'une cellule normale le sucre. Ama 10 volte più di una cellula normale lo zucchero. Donc on peut pas donner du sucre à un cancéreux, sinon le cancer se développe. Quindi non si può dare zucchero a una persona che ha un tumore perché il tumore si sviluppa. Donc on doit choisir des fruits qui ont le moins de sucre. Quindi bisogna scegliere frutta che ha meno zucchero possibile. Et les fruits les plus puissants contre le cancer, qui ont le moins de sucre, c'est les fruits bleus qu'on a vu là. E la frutta più potente contro i tumori sono quelli che abbiamo visto prima, la frutta blu, viola, scuro. Mirtilli, les mûres, voilà, c'est ça. Ça, c'est peu de Questi hanno poco zucchero. D'accord. E vanno bene. La pomme ça a pas beaucoup de sucre aussi. La mela anche non ha molto zucchero. Il faut voir avec. Bisogna vedere con quella che la sta curando. Mais bon, ça peut, faut voir comment ça évolue. Bisogna vedere come. D'accord, c'est pour ça qu'on dit pas de sucre. Bisogna vedere con la mela. Quindi non è, cioè meglio quegli altri, è per questo che si dice no. E les gens qui vont en chimiothérapie, on leur donne le jeûne 2-3 jours avant la chimiothérapie pour que les cellules cancéreuses elles soient affaiblies et la chimiothérapie finit avec. E quindi chi fa la chemio, a chi fa la chemio si dà 2 giorni di digiuno per indebolire le cellule cancerigene e poi la chemio va ad ucciderle. È più Donc, facile ucciderle. On va adapter l'alimentation à la situation. Quindi l'alimentazione va adattata alla situazione. La depressione. On va donner des choses pour la dépression. Ci sono delle cose per la depressione. Le cancer, des choses pour le cancer. Il tumore, mais en général, ma on a generale, une alimentation qui est riche en fruits, légumes. E on elimina i prodotti tossici. Ma in generale abbiamo un'alimentazione che è ricca di frutta, di verdura e si eliminiamo i prodotti tossici. On fait de l'exercice? E facciamo esercizio fisico. Comunque, indipendentemente dal tumore di questa signora, l'ananas e la mela mi hanno detto, non lo so, che sono gli unici frutti che si possono mangiare anche dopo il pasto. Voilà. Quand on dit qu'on ne doit pas mélanger les fruits,
dans le repas, dans un repas de légumes, et qu'on lui a dit que juste la pomme et l'ananas sont les seuls qui peuvent être mangés après un repas de fruits et de légumes et de lait. Il vaut mieux manger les fruits en dehors des repas. È vero, è meglio mangiare la frutta lontana dai pasti. E l'ananas e la pomme aident la digestione, hai la ragione. L'ananas e la mela infatti aiutano la digestione, sono gli unici. Mm-hmm. Quindi? Oui. Quindi sì. Sì. Ok. Grazie. Merci. Grazie, vi ringrazio. C'era... Poi vieni, cioè, avvicinati, facciamo dire, mentre mangiamo magari. Oh. Facciamo, ok, perfetto, pensavo di no, grazie. La dernière. Dottore, io... Après c'est payant, tu dis. E dopo sarà a pagamento, le prossime domande saranno a pagamento. Dottore, io soffro di anemia, mancanza di ferro, e ho anche i nodoli, e fibroadenoma al seno. Mm-hmm. Mancanza di ferro, quali sono le cause? Alors là, quand on a une anémie avec manque de fer, quando c'è un'anemia con mancanza di ferro, la première cause c'est qu'on a des saignements. La prima causa è che ci sono dei sanguinamenti. Et les saignements chez la femme, en principe, c'est des règles abondantes. E i sanguinamenti nella donna in generale sono un ciclo molto abbondante. La première cause. La prima causa. Si c'est pas le cas, alors il faut faire une consultation plus précise. Se non è il caso, bisogna andare a fare bisogna andare a consultare per vedere se c'è un problema preciso. Rechercher du sang dans les selles ou dans les urines. Cercare sangue nelle feci o nelle urine. Mais ça vient d'un saignement en principe. Ma questo, la causa è un sanguinamento da qualche parte nell'organismo. D'accord. Ok. Merci. Grazie. Grazie a voi. Vorremmo fare per concludere una preghiera. Vi invito ad alzarci e a ringraziare tutti. Padre buono, grazie di tutto cuore per questi momenti di formazione. Ti ringraziamo, Signore, perché è proprio a causa della mancanza di conoscenza che il tuo popolo perisce. Signore, grazie perché tu ci hai offerto conoscenza. Ti ringraziamo perché queste semplici informazioni le possiamo trovare prima di tutto nelle Sante Scritture. E ti supplichiamo, Padre, di darci la forza e la buona volontà per poterle mettere in pratica nella nostra vita di tutti i giorni. Signore, continua a starci accanto in questi momenti, in questo pomeriggio, e benedici ognuno di noi affinché possiamo essere una luce per il mondo, possiamo essere il sale della terra. Ti abbiamo pregato tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.